siamo chiusi in questa prigione di Fortnite. In realtà sono chiuso in questa prigione di Fortnite, ma io insieme a Zerby devo scappare da qui. Zerby è semplicemente la mia voce nella testa che di tanto in tanto parlerà dandomi dei consigli. È da una settimana che mangio solo pane e banane. Vi rendete conto? Pane e banane. La fuga può avvenire solo in un modo: un razzo pieno di V-Bucks, 10.000 V-Bucks, se riusciamo a scappare da questa mappa. Il problema è difficile, è pieno di sistemi di sicurezza. Zerby? Sono la tua voce interiore. No, Zerby, fai il serio, dammi qualche consiglio. Cosa potrei fare? Allora, vediamo cosa c'è qui. C'è un bagno, è la mia doccia. Oh, io sono intelligentissimo, so io cosa farti fare. Ascoltami bene, allora, prova ad aprire la porta. No, è troppo pericoloso provare a uscire da lì. La guardia chiamerà tutti. Beh, effettivamente c'ha ragione. Ma qua non mi sembra che ci siano botole segrete. Nel cesto, Octi. Proviamo, proviamo. Sicuramente qualcosa qui dentro. Perché proviamo a distruggere. No, no, non funziona niente. Lo sapevo. Perché così la guardia non può vedermi. Aspetta, proviamo a uscire. Ti piano piano, occhi, se ti fai sgamare, mamma mia, veramente. Dovrei uccidere la guardia. Il problema è che devo trovare un'arma. Beh, sicuramente non era dentro. Ok. Allora, diciamo che non è un buon posto per lasciare un'arma. Cioè, un motore. Dobbiamo scappare, Zerby. Dobbiamo scappare, ma soprattutto dobbiamo iscriverci al canale e attivare la campanella. Ma soprattutto utilizzare il codice Octi nello shop di Fortnite. Mi raccomando. Ma adesso. Sento. Killa Octi, bravo! Ok, bye bye. Va bene. Non lo so. Vai su i comandi. Sicuramente ci sarà qualcosa qui. È ora di disattivare la gravità, ma prima devo cercare il codice per questo. Il codice. Ma come cavolo fai a trovare il codice, Octi? Ah, cavolo, non, effettivamente non. Ah, devo mettere qua il codice. Bah. Octi, come troviamo il codice? Non lo so, sinceramente non lo so. Vediamo. Magari c'è qualcosa qui, non lo so. Una nota, il codice in ordine ascendente. Ma ascendente. Che cavolo significa? Vuol dire che il numero dall'alto verso il basso, credo. No, sincero. Ascolta, andiamo a cercare qualche informazione nella prigione, perché qua fuori mi sembra che non ci sia niente. No, che cavolo, devo sbrigarmi a attivare Devi trovare questo maledetto codice. Ma dove cavolo potrebbe essere? Allora, la telecamera. Eccolo lì. No, eccolo lì. C'entra. Guarda qua. Ti l'hai visto? Non vedi che c'è quel gioco lì? Prova a sì, di... ma ci sono delle freccette. Non c'entra niente. E le freccette vediamo sui numeri. Corrispondono ai numeri. Oh, oh, aspetta. Nota scarabocchiata. Guarda il cane, i gatti e il fiore. Ah, il cane. Ecco. Ok, tre frecce. Tre. Ricordati il numero tre. I gatti. Okay. Allora c'è un gatto qua. Uno. Due. Non è vero. Due. Aspetta. Un altro gatto lo dovrebbe essere secondo me da qualche parte. Per forza. Tre. Allora un altro ancora. Non può essere anche la tre. Quattro. Ok. E forse ce ne sono altri fuori, Octi. Quattro. Vediamo se ce n'è qualcuno qua. Quattro. E cinque. No, non vedo altri cinque. E i fiori. E i fiori. Cinque. Uno. Ok, quindi tre. Cinque. E sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 3, 5, 6. Allora proviamo a mettere. Funzionerà, okay. Zerby, speriamo, altrimenti. Bravo. Oh, funziona! Oh! Funziona! Oh! Perfetto. Più gravità, posso saltare più in alto. E una volta devi cercare di scappare da questa prigione assurda. Ok, forse ho capito cosa devi fare. Allora, magari ti prova a usare il vento che c'è con la botola lì che ti fa girare per volare verso l'alto. No, mi sa che non si può fare nulla. Oh, c'è una guardia lì, aspetta. C'è una guardia, devo sparargli. Non funziona niente. Come facciamo a scappare? Perché sei rosso? Perché sei rosso? Aspetta. Ma che cavolo è questo posto? È bloccato. No, c'è qualche pulsante di sì. Oh. No, è come se ci fosse un muro invisibile. Vediamo. Ma non c'è niente da queste parti. Non c'è niente. Da quest'otto. Oh, c'è una finestra. Una finestra. Ok, è la gravità, Octi, dovresti avere la gravità in teoria. Perfetto. Octi, stai attentissimo, non devi farti per nessun motivo al mondo scoprire. Piano. La porta è bloccata, Emo? Ah, ci sarà una chiave qui da qualche parte sicuramente. E qua si torna dal punto di partenza. Aspetta, torniamo indietro. Torniamo sul tetto, secondo me c'è qualcosa sul tetto. Allora, vediamo allora, un attimo. Analizziamo tutto qualcosa. Questo. Niente. Cioè, intanto c'è una guardia che spara. Così ti fai soltanto scoprire, secondo me. Ecco qua, lo sapevo che c'era qualcosa. Vediamo un attimo cosa succederà. Oh, ho un minuto e 50 di tempo. Aspetta, la porta si apre. Sì. Occhio, rispondere sicuramente. Scappati, con la roba lì sopra che mi fa un po' paura. No? O sì? Devo attivare il sistema di telecamere e delle celle prima.
Vediamo. E come fai ad attivarlo? Forse c'è il computer qua. Ehi, ma non un cassetto. Ho una chiave. Hai una chiave. Apri la porta, quella lì. Provaci. Oh mio Dio. Prova a mettere da qualche parte questa chiave. Non c'entra niente. Restroom. No, è chiusa, è chiusa. Veloce, è soltanto un minuto e 20, Octi, corri. Aspetta, forse c'entra qualcosa all'altra porta, quella dietro. Aspetta, aspetta. Ma che dicevo io? Magari è proprio lì che bisogna andare, ora vediamo. Prova, prova, prova. Vai, salta qua sopra. Dai, Octi, apri questa porta. No. Forse no. Inserisci la chiave. Mi ha dato un badge. Cosa me ne faccio di un metti badge? Metti la chiave, metti la chiave. Non funziona, la chiave apriva quel cassetto, non la porta. Mi ha dato un badge. Probabilmente il badge apre la stanza delle telecamere, che è questa qui. Prova, prova. Oh! L'ho aperta. Perfetto. Oh, una guardia! No, 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 no. Bravo, Oxy. Era un po', era un po' scema questa guardia. Si vede che fai qualcosa, fai qualcosa. Oh, oh, una nota. Devi trovare un modo per per disattivare le cellule di sicurezza. Quale cavolo è il modo? La nota è: compra i pallet per Nemo. Per Nemo. Nemo è un pesce e prima nell'altra stanza c'era un acquario. Entriamo qua dentro. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che c'entrava l'acquario, me lo ricordavo. Per fortuna, ma ho solo un minuto. Ok, ce l'ho fatta. Ora? Ho inserito... Ah, la sicurezza è disabilitata. Ok, ora posso andarmene di qui. Eccolo, lo sapevo. Lo sapevo. Perfetto. Ok, chissà. Ci siamo. No, ho una guardia. No, altre guardie. Killala, killala, killala. Oh, una nuova arma. Che spacco. Let's go. Oddio, ora che cavolo devi fare? Io non mi aspettavo. Attento alle telecamere. Sottomarino. Sottomarino. No, lo scanner si rifiuta. Nota sul sottomarino. Bisogna guardare il gasolio e l'ossigeno prima di partire. Vediamo qua. C'è qualcosa? Vai, vai, controlla bene, controlla bene. No, qua non c'è niente. L'estintore. Cosa hai trovato, Octi? Oh! The Fog Sample. Niente, è un lavandino rotto. Il poster G. 2G. Ma 2G. Cosa, ma cosa serve? Vediamo. Sarà un codice segreto, forse, Octi. Ma questo non permette di aprire il sottomarino, accidenti. Dovrebbe aprire la porta del sottomarino, ma non funziona. Aspetta, andiamo nell'altra stanza. Questo, che qua non c'è proprio niente. Andiamo in quest'altra. Stanza del guardiano. Ok, ok, ok. Attento, c'è una tipo telecamera strana lì. Allora, è un ok. Bisogna inserire una combinazione di tre lettere per ottenere questo costume da scafandro, quelli che ti permette di stare sott'acqua, no? Oh, ti c'era scritto 2G, ti ricordi? Esatto, esatto, il primo è 2G. Think about new. Boh, quello non ho capito. E qua c'è un peluche. Ok, cosa me ne faccio del peluche? Bella domanda. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ehi, aspetta, c'è qualcosa lì dietro? No. Che cavolo è? Un buoi. Che cavolo è un buoi? Penso sia un salvagente. Penso intenda... non è utile per niente. Aspetta, ce n'è un altro qua. Però me lo fa raccogliere. Se me lo fa raccogliere vuol dire che serve a qualcosa. Poco ma scappare forse. Lo scanner? Oh, sto scannerizzando. Funziona. Il peluche. Vai, bravo. Oh, il sottomarino. Ok, ok, ok. E ora però il livello energetico è basso. Il livello di ossigeno è basso. Ma noi non abbiamo né l'ossigeno né il carburante. Octi, non hai per me la chiave. È un cacciavite. Un cacciavite. Cosa me ne faccio di un cacciavite? Smonto le cose. Puoi riparare qualcosa, Octi. Puoi smontare qualcosa e prendere da lì quello che ti serve. È sparito il 2. Oh, ho riparato il lavandino e c'è scritto 1R. Quindi abbiamo G, 2G, 1R. Qua non mi fa fare nulla. Vediamo in generale che cosa c'è da queste parti. Cos'è quel robo? Ho un fusibile. E che me ne faccio di un fusibile? Probabilmente serve... Ecco, infatti, lo sapevo. Okay, okay. Serve ad aprire il deposito. Ho visto delle cose, delle casse, Octi. Ho preso una roba da qui. Prendo delle bombole di ossigeno. Prendo la canna di petrolio. Prendo anche un buoi. Ok, buoi fatto dei buoi. Anche secondo me. Mettiamo l'ossigeno e questo. Però sai cosa manca? Manca la tuta, se no non mi fa partire. Octi, cerca una tuta allora. 3B. Oh, 3B, mettendo i buoi qua. Prima non me lo faceva fare. Invece adesso sì. Quindi abbiamo G, B e questo era R, mi sembra. Aspetta, andiamo alla tuta. Però
Aspetta un attimo. Il problema è che non ho il fusibile per questo. Cavolo, la porta trovo bloccata. Il fusibile Da qualche altra parte. Però dove lo prendo, scusa, aspetta. Non posso riprendere questo, scusate. No, non... mi sta proprio di no. Ma che... ecco. Appunto, eccolo qua, il fusibile. Devo rimetterlo lì. Cioè, in pratica ogni volta devo smontare qualcosa, vabbè. Vabbè, fa niente, dai. Okay, almeno impari a fare qualcosa. Perfetto, e ora qui ci sarà sicuramente qualcosa di interessante. Ok, perfetto, ora sei a posto. Ok, ora ho messo la tuta, mi piace, perché comunque il mio mino ha la tuta, il mio agente segreto. Ora, io posso prendere il sottomarino, c'è scritto. Vai, ok. Ti ha portato in... Ma, dove, no, ma è lo stesso posto di prima. Ok, è inutile questo cavolo di sottomarino. Ma perché mi riporta sempre allo stesso posto? Aspetta, però mi fa coprire un pulsante. Ah, no, ok, no, devo premere. Okay. Dovevo premere. Oh, checkpoint. Oh! No, occhio particolare perché veramente... Ehi, hai preso il pompa, vai, occhio, tutto tuo. Okay. Perfetto, forse ce ne sono altri, sei attento. Eccolo lì. Sentivo la mitraglietta che lui insisteva. Molto bene, mi piacciono le armi che sinceramente ho. No! Ma ora dove cavolo vado, Zerbi? Come facciamo a uscire da questa prigione? Occhi, c'è un portale! Là ci devi andare per forza. Dove cavolo ti porterà, Occhi? Dove sei? C'è un codice. C'è un codice. Metti questo cavolo di codice! Oh, proviamo il 3, il mio... No, stai scherzando. Ma che cavolo! Ho visto... È il giorno del mio compleanno, ho messo il 3, ho detto ma... Ok, ora la porta è aperta. Ma che cavolo! Devo trovare... Probabilmente è qua che da qualche parte è nascosto il badge. Tu dove lo nasconderesti un badge se fossi un comandante? Sinceramente lo terrei in tasca io. Effettivamente anch'io, ma se fossi un comandante un po' stupido che lascia il badge in giro... Oh, il cuscino! Il cuscino, effettivamente... Vai che lo trovi! No. Nella segreta? No, nel divano. No, nel divano neanche. Forse qua. Eccolo qua. Cavolo. Meno male, Octi. Bravo. Beh, il badge l'abbiamo trovato. Ecco, si è aperto anche questo perché se tu prendi il badge, giustamente ti si apre il portale. Va bene. Da ora dobbiamo andare a inserire il badge. Voglio chiaramente vincere, scappare e prendermi i miei 10.000 V-Bucks. Vai. Quindi inserire il badge. Ti sento troppo rumore a destra. Devo andare al punto di controllo e di comando, ma devo uccidere tutte le guardie. Allora vedi di killare velocemente. Ma spari? E le guardie, Occhi, cosa devono essere? Bravo, Occhi, che è una bella mira. Ok. Sento altri spari. Infatti ce ne sono un bel po', effettivamente. Mi piace perché quella guardia comunque è molto attenta, devo dire. È bella guardia. Corri sopra, veloce. Oh mio Dio, era nascostissimo. Deve avere sempre poca vita, rimarrai sicuramente. Io ho visto solo lo sparo. Ecco, adesso io ti conosco già, adesso muori sicuro di nuovo, 100%. Una, vai Octi, sbicchiale tutte. Merito del coach, sì, molto. Guardia molto guardiose. Merito del libro che hai letto, il mio, Fra. Ok. Oh, la porta si è aperta, spacca. Spacca! Corri, spacca stecca! Centro di comando, vediamo qua. Magari qua. No, sarà sicuramente qualcosa di qua. Vai, schiaccia tutto, tutto. Hack, perfetto. Devo andare alla power plant. Non so cosa sia. Power plant. Eccola qua. Vai. Ok. Ecco, infatti, vedi che c'è l'energia. La vedo dura, qua. Ciambelle! No, non c'entrano le ciambelle. Tutti questi macchinari non servono a niente, non ci dicono niente, dobbiamo trovare qual... Cavolo vuol dire? Left, right, middle, ok, sinistra, destra e centro. Mi dice di premere delle leve, sinistra, destra e centro, benissimo. Allora okay, sicuramente sinistra, è da qualche altra parte qua. Eccole qui! Sinistra, destra e centro. Infatti lo sapevo. Bravo, se cerchi le giuste informazioni. Ma e ora? Devo andare all'ascensore, in fretta anche. È questo l'ascensore. Cavolo, devo sbrigarmi. Veloce, prima non c'era, se ci pensi. No, ma non c'era infatti. Leave. Mi sa che è finito. Oh, ce l'ho fatta. Il razzo con i 10.000 V-Bucks. Non ci credo. Zerbi, ce l'abbiamo fatta. Ora non ci resta che scappare. Dove sono questi V-Bucks? Dentro il razzo.
Sì! Andiamo! Grande Zerbic, ce l'abbiamo fatta! Ci siamo!